La trattativa è aperta, ma ancora tutta in salita. Il Partito Democratico ribadisce 5 punti irrinunciabili per avviare il dialogo con i pentastellati dall'economia attraverso un programma di equità sociale all'Europa, dalla politica sull'immigrazione alla centralità del Parlamento. Ma questi, la segreteria PD ne aggiunge altri 3. No al taglio dei parlamentari senza una riforma della legge elettorale, cancellazione dei decreti sicurezza e subito una manovra economica da scrivere. Senza queste condizioni non resta che il voto. Queste condizioni, tutte da verificare allo stato attuale, lo sbocco naturale della crisi sono nuove elezioni anticipate. Altro problema riguarda quello dei nomi, se ne fanno tanti, dalla vicepresidente della Consulta Cartabia all'ex ministro della Difesa Trenta, al capo dello Stato. Il leader di Forza Italia Berlusconi invece spiega che ci sono solo 2 strade da percorrere, un governo di centrodestra oppure il voto anticipato. Qualora non sia possibile realizzarla, la strada maestra è una sola, le elezioni anticipate. Anche per Fratelli d'Italia l'unica soluzione possibile della crisi è il ritorno alle urne. Le elezioni per Fratelli d'Italia sono oggi, e lo abbiamo ribadito al Presidente Mattarella, l'unico esito possibile, l'unico esito rispettoso dell'Italia, dei suoi interessi, del suo popolo